voglio mostrare come si fa la granita siciliana. Per 4 bicchieri di granita occorrono mezzo litro di acqua, 150 g di zucchero e 150 g di limone. Prendiamo il limone, dividiamo in metà e ne ricaviamo il succo. Di media ne occorrono 3 per 150 grammi se sono succose. Poi naturalmente quando scegliete, scegliete limone succoso, non scegliete limone che sono duri. Perché la granita al limone è così amata, secondo lei? Perché disseta e poi è buona. Io una volta siamo andati a Milano con mio marito e abbiamo preso la granita. Purtroppo era ghiaccio tritato. Per granita ci hanno dato il ghiaccio tritato, non ha niente a che vedere con la nostra granita. Mia mamma ne va ghiotta di granita, non vuole il latte. E allora io la preparo tutti i giorni la granita. No, tutti i giorni, la preparo ogni 4 giorni perché faccio 4 bicchieri, mezzo litro di acqua, 4 bicchieri. E lei la mangia volentieri. La mangio con la brioche, con il tuppo che ora vi farò vedere. Procedimento come si fa, oppure con i biscotti con la treccia. Mia mamma ha 94 anni, però lei è una ragazzina rispetto a me. Io porto la stampella, lei invece è dritta come una candela. E quindi sua madre ha 94 anni, fa colazione con la granita limone? Con la granita al limone tutta l'estate, fino a quando non arriva il freddo. Ancora lei fa colazione con la granita e con le brioche con il tuppo oppure con i biscotti, questi qua al latte con la treccia. E ora le vado a pesare, vediamo se siamo arrivati a 150 grammi di succo. Ed ora rimestiamo perché lo zucchero è rimasto al fondo del recipiente. Lo dobbiamo fare sciogliere. Ora va messo nel congelatore per 4 ore. Ai 4 ore lo potete girare. Se c'è qualche pezzettino che è più congelato, lo frantumate con un coltello, con un cucchiaio e lo mettete nel frullatore e lo frullate. Frullate il tutto. Vi viene 4 bicchieri. La granita così preparata, acqua, 150 g di limone, 150 g di zucchero, mezzo litro d'acqua, messo nel congelatore per 4 ore. Alla fine di 4 ore viene frullata e messa nei bicchieri. Questi bicchieri non bisogna consumarla subito, non occorre consumarla subito se non ne necessita. Si ripone di nuovo nel congelatore e questo infatti io l'ho riposto nel congelatore ieri sera e ce l'ho congelata qua. Ora, se io resto qua 10 minuti, lei si riprende una granita normale, non resta ghiacciata. Oppure la posso mettere nel forno a microonde, 2 minuti a scongelamento e lei prende una granita perfettamente normale. Ecco, per ora è dura. Sì. Però è dura. Deve stare, vedete? Già si vede che incomincia. Quindi ho 10 minuti all'aria aperta. Diciamo dall'aria aperta, vedete che già si incomincia. Oppure 2 minuti nel forno a microonde a scongelamento. Riassumo gli ingredienti che occorrono per fare una buona brioche. Gli ingredienti sono farina di Manitoba, 0, farina americana, zucchero, burro, lievito, vanillina, latte e uova. 320 grammi di farina, 320 grammi. Grammi di zucchero, 90 grammi. 70 grammi di burro. Lo mettete a pezzettini, perché viene meglio poi ad impastare nell'impastatrice. La dovete poi far lavorare nell'impastatrice queste per venire bene.
e 75:30. Poi dobbiamo mettere 120 g di latte tiepido. Ora le uova. Le mie sono uova di pollastrelle e sono piccoline, quindi io ne metto 3. Però se voi li comprate e sono uova normale, ne dovete mettere 2 uova più un albume. Dovete mettere il lievito mastro fornaio, una bustina, 2 bustine di vanillina. E tutto questo lo ricordiamo per 9 brioche siciliane col tuffo. Si fa lavorare nel mix, nel brown, in qualcosa che deve essere un'impastatrice, quello che avete. Si fa lavorare un pochino. Dopodiché si aggiunge un cucchiaino di sale. Il sale non va aggiunto subito perché altrimenti non lievita. I brioche che ho messo 2-3 ore fa circa qua a lievitare si sono un po' gonfiate. Ora io le vado a spennellare con l'uovo, però delicatamente, perché non bisogna sgonfiarle, altrimenti non gonfiano nel forno. Quindi io le vado a spennellare con l'uovo molto delicatamente. E poi vanno in forno per 15 minuti, il forno a 180 gradi, forno ventilato, sopra e sotto. Da quanto tempo fa lei le brioche artigianali in casa? Veramente a me, fino all'anno scorso, io a mia mamma li compravo. Compravo brioche e granita. Poi una mia comare mi ha dato la ricetta. E quest'anno invece non l'ho comprata più perché l'ho fatta da me. E con pochi soldi li faccio. Perché dovete pensare che voi 4 granite... A 1,50 euro ci volevano 6 euro, ma io in questo modo che cosa spendo? Un po' di zucchero e i limoni. I limoni ce li abbiamo noi di proprietà. L'uovo a cosa serve? Che effetto fa poi sulla... L'illucida. Le dà il lucido. Poi questi qua, quando praticamente si fanno, che la pasta è lievita, precedentemente lievitata, si fa pratica un forno nel centro e si mette la pallina di sopra, il tuppo, diciamo. Noi abbiamo le pollastrelle, mio marito le ha comprate perché purtroppo nel nostro pollaio è entrata la volpe e ce l'ha uccisi tutte le galline che avevamo. E allora mio marito ha fatto dei lavori per ripristinare, renderlo più sicuro il pollaio, e li è andato a comprare. E così sono uova piccoline. Infatti di solito per fare queste brioche ci vogliono 2 uova e un albume. Le mie sono piccole, io mi metto 3 uova. Cosa manca secondo lei alla Sicilia per essere leader nel mondo? Sicilia non manca niente, purtroppo la storia ci insegna delle cose brutte, però diciamo Portella della Ginestra è stato un avvenimento molto triste, ma non so, ma chi combatteva per separare la Sicilia dall'Italia? Garibaldi ci ha unito e ci ha rovinate.
perché noi avevamo industrie nel meridione e se le sono portate, una volta hanno fegato l'Italia, se le sono portate al nord e noi ce l'hanno lasciato nelle miserie. Invece forse per il tenismo che c'era noi potevamo diventare una parte dell'America e forse per ora navigavamo nell'oro, non avevamo bisogno di quelle che ci chiamavano terroni. Mio marito ha lavorato a Milano come portalettere e lo chiamavano mangia ceci, terrone. Ora vanno in forno a 180 gradi per 15 minuti. 180 gradi, il forno è ventilato, è sopra e sotto, deve essere 15 minuti. Mettiamo l'orologio, 15 minuti, quando suona sono pronte. Ecco le brioche pronte col toppo. C'è un profumo bellissimo che non riusciamo a testimoniare, ma vi lasciamo immaginare. Ed ecco le nostre brioche col toppo. Dopo che voi avete impastato il tutto, messo il sale, come vi ho detto ripetutamente poco fa, l'impasto deve lievitare. E lievitare, dovete immaginare che io per queste brioche io l'ho fatto, l'impasto l'ho fatto stamattina alle 8 e le briochine le ho preparate alle 12:30, quindi dovete immaginare che ha lievitato per 4 ore l'impasto, dopodiché ho preparato le briochine, ho fatto l'incavolo al centro, ho messo il tubo, la pallina per fare il tubo al centro della brioche, dopodiché l'ho lasciato lievitare dalle 12:30 fino alle 3:30, quindi altre 3 ore, per cui è una preparazione abbastanza lunga. E devono restare, e poi mentre l'impasto iniziale va messo sotto le coperte, le briochine no, perché altrimenti se mettete del telo sopra questi qua, questi sgonfiano, devono essere lasciate libere a lievitare, scoperte. Poi sono pronte per essere gustate. Con la granita è pronta di là e si è scongelata, quindi la potete gustare voi se volete. Signora Yolanda, Micaela sarà la testimone del suo eccellente lavoro. Mi ha trovato una ragazza eccezionale. Ed eccezionale soprattutto il prodotto che oggi le ha fatto, la granita siciliana amata dal mondo intero e che oggi Micaela la proviamo. Gusterà. I complimenti che stiamo ricevendo nei messaggi noi li riassumiamo tutti nella gratitudine. La gente la ringrazia e noi la ringraziamo per questi 10-15 minuti davvero interessanti. Cosa vuole dire a tutti coloro che hanno assistito alla preparazione della granita al limone con la brioche col tuppo? Io veramente non ci credevo di riuscirci perché mi sembrava troppo complicata, però mi sono cimentata. La prima volta è venuta un po' bruttina veramente la brioche perché non ho messo di sopra le coperte e quindi la brioche si è ammaccata tutta. Poi ho capito che dovevo lasciarla libera e da allora i miei nipoti vanno a Ghiotte. Io sono di San Marco d'Alunzio, è un paesino arroccato su una collina, un bel paesino, io vi invito a venirlo a visitare tutti quanti, perché oltre ad avere un bel paesaggio, è un paese che ha 2000 anni di storia di cui sono rimaste tracce di tutte le dominazioni che ci sono state, e quindi vi invito, perché noi siamo gente ospitale e socievole, vi invito a venire a mangiare nei nostri bar la granita con la brioche col tuppo.